Osteria numero 20! Vai avanti, Bonzi Bo! Cosa la cattia? Vai avanti, Bonzi Bo! Gli italiani son credenti! Vai avanti, Bonzi Bo! Padri, madri, figli e nonne hanno tutti le madonne! Dai la me, biondina, dai la me, biondina! Queste pecore mi parano un po' rincercolite, come mai? E in geta pascolà? Allora portala a Roma a pascolà, no? In qualche ministero. E lì almeno si ingrassano. Arrighi, arrivo con la nongariola. Quattro passi, solo quattro passi, torno subito. Va bene. Quando deve pisciare dice che va a fare quattro passi. Allora quando deve cagare cosa dirà? Che fa il chilometro lanciato? Proprio un bel tipo sa sto panoccia, grande e grosso come un cavallo, ancora si vergogna di ste cose. Poverino, forse si vergognava perché ci stavo io. E così ha detto che andava a fare quattro passi, no? Poteva dir quattro pissi. Ciao, panoccia! Cosa? Come ti chiami tu? Libero, lo sai. Ecco, bravo. Cerca di essere libero allora. Spander acqua, si dice pissar. Ho pissato, nonno. Ecco, bravo, vieni qua, vieni. Che può pissar per noi uomini, non c'è mica da vergognarsi, sai? È una cosa fatta tutta a mano. Bevi. Veramente non ho sete. Oh, aspettatemi, che sto facendo quattro passi. Brava, quattro passi anche a te. Tu ti va e vieni oggi. E questo l'hai fatto coi piedi e fa sangue, sa? Toh, bevi. Glu. Oh, bravo. Tappa adesso. Tappa. Andiamo. Dove vai? Larga il posto alle signore e mettite guanti. Manuela, nel carosin, che adesso sei più leggera. Niente stretto, sa? Niente stretto! Non ti preoccupare. Mi preoccupo. Oh! Che c'è la Ferrari là!
La pernacchia di mio un pazzo! Arremendo! Arremendo! Preti vanno a donne, bonzi, bonzi, bon. Tutti meno Don Fiorello, tanto lui non ha Salute, Don Fiorello! Come vanno gli affari? Per tua regola non sono un commerciante e nel mio ministero l'ingresso è gratuito. Ciotta bozza! E poi cosa sarebbe questa cosa che io non avrei? L'umiltà, caro Don Fiorello, perché venivo proprio da voi. Tu, da me? Sicuro, io, per una messa in suffragio di un'anima santa. Ah, se per questo fa sempre piacere vedere una pecorella smarrita tornare all'ovile. E chi sarebbe quest'anima benedetta? Giuseppe Stalin. Oh. E mi cantate anche in De Profundis, in queste cose non faccio economia. Ma io ti ci canto il De Mortacis, ti ci canto! Brutto figlio d'una mia... Ah, ma mia mamma. Culpa, mia massima culpa. Sta parlando della sua mamma. Libero, ma... ciao! Fermo che arriva le cornacchie. Liberino! Stavo Dio, come ti hanno ridotto! Poverino, Don Fiorello! Ma niente! Mettilo giù! Non toccare questo fiore che appassisce! Guarda chi che parla di appassite! Una, due, tre! Sono arrivate le grazie! Grazia, Graziella e Grazia! Al cielo maleducato! E tu chiudi questa boccaccia! Se no ti stronco con queste mani, sai! Stronco sarai tu, perché guarda che... Sei perduato, vieni qui tu! E piantala di fare la cretina! Tu piuttosto, non ti vergogni di com'è ridotto questo povero ragazzo? Sembra il figlio di nessuno, lo vedi? Ma va via, zingaro! Libero sta benissimo, è sano e robusto. E di voi se sbatte le palle, capito? Ateo, caffone, lurido bifolco. Questa è l'educazione che vuoi dare a questa povera anima innocente? Che cosa hai in mano? Un fiasco di vino? Oh, la losso! Oddio, l'hanno alcolizzato. Oh, che il vin fa bene, oh! Domanda a Don Fiorello che se tu ci ha mezzo litro parò di messa. Oh, adesso m'hai proprio rotto i cosa? Voglio dire, mi hai rotto i timpani. Porca tro... Dio, dammi la forza. Dammi la forza. Lasci perdere, Don Fiorello. Ci pensiamo noi a questo rifiuto della società. Della società, giusto. Non ha diritto di prendersi il figlio di nostra sorella. È figlio di mio figlio. È libero, deve crescere così come è nato. Libero. De nome e de fatto. Deve vivere il più lontano possibile dalle sottane di tre zitelle, vece e beghine, come voi altri. Capito? Basta! Io non ti permetto, sai. Cosa non permetti? Di dire queste cose. Aria, ove battezzo con sto fiasco, aria! D'accordo. Ma ricordati che hai le ore contate. Contate. Libero sarà nostro. Nostro. Ci puoi giurare. Ciao, caro. Ne volete una che voi, Don Fiorello? Oh. Oh. Savoia! Le fa la stalla al toro e ti arrivi castrati! Sporchi de neri! Oh. Merli! Merli! Ciao qua! Ande via della mia terra, sa? Via di là! Pelandroni! Portaiella! Fanuloni! Via della mia terra, sa! Remengo! C'avevo un bel lavoro a Roma. Sì, un lavoro tecnico, rifinito. Avevo messo pure l'annuncio sul giornale. Poi sai com'è. Un giorno è arrivata la buoncostume. Un casino. Beh, insomma, mi hanno rimandato qui col foglio di via. E piega la testa. Lo sai come sono fatti in paese, no? Neanche in faccia mi guardavano. L'unico che mi ha aiutato è stato tuo nonno. Per questo gli voglio bene, a quel vecchiaccio. Se lo merita proprio. Sì, cos'è sta carta? Dico te. Ma, dico, sti giornali leggi? Oh, sta roba fa solo scaldare la testa, sa? Oh, guarda, guarda, tutte donne nude. E in tutte le posizioni anche. Boh,
Ai miei tempi se fotteva, altro che leggere giornaletti illustrati. Guarda che roba. Libero! Libero! Libero, vieni qua! Vieni qua. Non mi piace niente sta carta, eh? Ma proprio niente. Niente di niente. Ma cosa vuoi che sia un tocco di carta? Di fronte alla maestà del creato, tira sulla testa e guarda! I raggi del sole illuminano il regalo più bello che è stato fatto all'uomo. Cosa c'è di più commovente a sto mondo di quel delicato color de rosa che spunta fuori dal scuro della notte e ti fa sognare un giorno di felicità? E te fa venire il fatto. Vengo a te, oh signore, con cuore puro e colmo d'amore. Arremengo! Signore, che tengo, perdona. Arremengo di nuovo qua, puntuali come la morte. Pas! Manuela! Manuela! Vieni con me, vieni! Dai! Ripetiamo, fratello. Colmo d'amore, attendimi, ma niente paura, prego. Reverendissimi padri, venite avanti. Non guardate, fratelli, guardate, fratelli. Buongiorno, vorrei un metro di fettuccia nera. Buongiorno. Anche se la mia mamma ha detto che con lei non devo parlare, io la servo lo stesso. La tua mammina si offende se prendo anche due sigarette di filo? Scusi, il metro di fettuccia le serve per fare il fiocchetto nero a quel piccolo povero orfanello che vi tenete in casa? Sì, penso proprio che tu abbia indovinato. Invece il filo mi serve per legare la lingua alle stronzette come te, perciò dammelo robusto, eh? Sono 400 lire. Se vuole le faccio lo sconto. La tua mammina ha ragione. Ci stai bene in una merceria, sei un bell'articolo. Buongiorno. Ciao. Cuore di Gesù e Santa Maria Vergine dal purissimo seno. Oh, il seno! Si sta facendo grande. 16. Nonno. 17. Mi pare che sia arrivato il tempo suo. 18. Me pare anche a me. Il galocchio che ingravida. È vero, me ne sono accorta anch'io. 19. Certe volte mugisce forte. Può anche darsi. 20. Ma come può anche darsi? È la sua stagione. 21. E diventa cattivo, sa. E allora bisogna segargli le corna. A libero. Ma che libero, stavo parlando del toro. 23. 24. 25. Ehi. È successo qualche cosa a libero? No, niente. Ma quanti anni c'ha libero? Ma quando è nato mica avevo. Non so, suo padre che aveva. Non lo so, credo che sia un ragazzo. Mica tanto. Per me è un uomo. Allora, cosa vuol dire? Che ieri alla stalla mi guardava con certi occhi. E poi anche quando sono passati i pretini e... Insomma, io credo aspetta, che... Aspetta, ho capito! Cande panoccia! È arrapato, eccolo! Per forza si chiama libero come suo nonno. Buon sangue quello, eh? Sangue da vino. Elga, la terza gamba che cammina sempre! Nonno! Beh, domani che spiegherò mi. Perché bisogna spiegargli tutto ai ragazzi, tutto. E spiegargli con delicatezza. E si rifischia.
questo è il maschio, il toro, eh? Allora, tu lo sai, vero, che l'uomo e la donna... Uè, dico, Panoccia, lo sai o non lo sai? Boh. Ah, sì. Dunque, allora... Anita Garibaldi! Ciao, bella vacona sa questa, bella piena, ciò! Piena di latte! Dico, non sarei mica rimasto alla cicogna o al cavolo? Eh? No! Ah, che ben, ah, che ben! Oh, allora... Oh, dunque, senti... vuoi fumare? Non ho mai fumato. No? No. Senti... dico... Qua c'è la donna. E qua che è l'uomo? Hai capito? No. Boh, vieni qua, vieni qua. Adesso facciamo una bella chiacchierata fra uomini. Siedi, siedi. Dunque. Allora, oh, aspetta un momento. Beviamo. Bevi. Buono, eh? Questa è una roba da uomini, sa? Allora, l'uomo e la donna. Dunque dico che l'uomo e la donna. Mai si attacca, ostia! E dopo. Oh! Libero! Libero, vieni! Vai, vai da Manuela, fila. Arrivo! Dai, vieni a dare una mano, sfaticato. Dai, su, muoviti. Che fai lì? Dai. Porca sassa boia. L'uomo e la donna si attaccano. Dice bene il nostro. Dove si attacca? Che si attaccassero qui. Oh, ma che fai? O te faccio vedere io come si trattano le signore. Ah, sì? Vediamo che sai fare. Oh, eri il più forte del collegio. Il più forte? Tiè. E gli altri che erano? Ricotta? Eh? Andiamo! Faccio vedere io! Io alle cornacchie. Chiappala! Guarda, il marito della vacca! Smettila! Ah, ecco! Siete tutti testimoni! Siamo arrivati alla lussuria! Che spettacolo! E lussi e lussurie! Oh! Siete arrivati a casa mia! Via di qua! Oh. Via di qua, ho detto! Sanguinario! Scappiamo! Via! Scappiamo! Fuori di casa mia, cornacchie! Su! O vi sparo un quarto di chilo di balini per ogni culo! Aspetta un momento, libero, tu non scarichi niente addosso a nessuno! Con te non parlo, che mi hai vinto a scopa imbrogliando! Dai la forza pubblica! Guardi, guardi com'è ridotta quell'anima innocente, travolto dal vizio e dalla violenza! Arrivo! Il fucile! Mi sento male! Ma non è il momento adesso! Ehi, Befana, lo sai che sei proprio brutta! Sei ubriaco! Sì, ma mi domani mi passa! Adesso fuori di casa mia, cornacchie e anche chi benevole, in piedi, forza pubblica, in piedi! Ma insomma cosa succede qui? Adesso ti sistemo io, brutta senza Dio! Ma state calmi, porca miseria! Non c'è bisogno di fare tanto chiasso! Parla come che ti mangi! Non si dice chiasso, si dice casino, che sei anche a lemone! Ma da quello che dici, qui c'è anche il maresciallo! Brigadiere! Le cose si possono risolvere in pace, da gentiluomini! Ah, figuriamoci! Vieni a parlarne in chiesa? Vade retro, merlo! Padre Tromerlo! Padre retro! Salta Merlo! Etta! Hopla! 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 Dio mio! Benedetta! Dio mio. Va bene! La cosa si può sistemare! Ma le Befane vanno via! E io passo il fucile! Levatelo dalla testa! E io lo tiro su! Non capito? Puoi farci niente! Qui c'è una sentenza del tribunale! Il ragazzo è stato affidato a loro! Cosa? Sì, a noi! Hai capito benissimo, mio caro! Ti dico che libero, l'ha deciso il tribunale dei minori, ormai fa parte dell'onorata famiglia Chiappalà. Vacca sassa boia! Adesso basta!
Ho l'ordine di far eseguire la sentenza e la farò eseguire. E chi? Forza pubblica? Non farai mica un altro imbroglio di carta, eh? Mi volete portare via il mio ragazzo? Calma, il sangue calma. Del mio sangue? Con un tocco le carte del tribunale? Ma io vi copo tutti quanti, vi copo! Ma che sta succedendo? Il nonno si sta mettendo nei guai. Le cornacchie, le befane, i preti, anche la forza pubblica! Rimangiati quello che hai detto! E tu fammelo rimangiare! Libero ora! Non lo toccate! Che gli viene la muffa? Nonno, lascia stare. Fallo per andiamo, me. Libero, andiamo. Benedetta, andiamo anche noi. Non sei qui. Su. Panocia. Non ti sarà più libero, sa. Buongiorno, signore. Buongiorno. Arrivederla, brigadiere. Cornacchie, sorelle Chiapalà, avete voluto la guerra? L'avrete! Tremendo. Calmati, che ti viene un attacco. Sì, a ti, merlato! Oddio, oddio, oh signore, casco! Signore, aiutami! Oddio, oddio, oh, il signore ti aiuta! Iniettatore, satanasso! Oh, adesso ci prendiamo un bel caffè. Un altro po' di torta, eh? No, no, grazie. Ma dai, è buona! Mangia, non ce la faccio più. Mangia, dai. Ma non insistere, Nini! Lo farà scoppiare. Povero ragazzo, bisogna andare per gradi. Dio solo sa quanto deve aver sofferto in quell'orribile tocurio. Però che bello occuparsi di qualcuno. Soprattutto di un uomo. È quello che la nostra povera sorella avrebbe voluto. Un dovere, un santo dovere. Da domani ci dedicheremo a lui. Oh sì, solamente a lui. All'educazione morale. Deve guardare ogni cosa nella giusta prospettiva. Gli apriremo nuovi orizzonti. E poi, no, non voglio che vada in giro con questi stracci. Gli cucirò un abito nuovo. Sì, un po' attillato. E gli cambieremo nome. Non voglio che in questa casa si usino appellativi anarchici o peggiori. Lo chiameremo Rino, d'accordo? Sì, sì, Rino, d'accordo. Che idea! Il nonno non lo deve è più vedere. Un bel lo conoscono tutti e lui poi è un anarchico, figurati. Quella brutta pellaccia. A Roma, mai, mai più a Roma, figurati. Povero ragazzo. Forchetta. Un nome che comincia per F. Allora, Fidel Castro. No, c'ha la barba. Figaro. Non può essere. Fiorella. Beh, adesso a letto. Ah, così la giornata è stata abbastanza faticosa per tutti. Bello della zia. Ma caro, andiamo, caro. Vai. Ecco, Rino, questa è la tua stanza. Spero sia di tuo gradimento. È molto bella. Ecco il pigiama. Ti aiuto io. Uno, due. Ti tolgo le scarpe. Pigiamino. Ma dai, Benedetta, sa fare da solo, lascialo stare. Su, andiamo. Buonanotte. Dai. Buonanotte, zio. Buonanotte. Ciao, caro. Buonanotte. Dai. Poverino. Buonanotte. Thank you.
Sì, sì, scalza, Eric, scalza, sì, come una piccola selvaggia, come vuoi tu, sì, come vuoi tu, mio amico. Come sei bello, Eric, Eric, frustami. Domani, sì. Il nonno! Parabonzi, bonzi, bo. La zitella si bonzi, bo. Anche se non ha il marito, lei fa tutto a mena, dico. Porco Giuda! E mo chi riparte adesso? Porco miserio! Fermo, non ti muovere. Dunque, vediamo. Maniche... 62. Vedrai, la tua zietta ti cucirà un vestito coi fiocchi. Sembrerai un principe. Sulle braccia, non ho finito. Ti piacerebbe essere un principe? I principi sono belli, alti e biondi. Io una volta ne ho visto uno su un giornale, era basso e rachitico. Allora non era sicuramente un principe. Allora, petto 93 e vita 78. E adesso i pantaloni. Allarga le gambe. La lunghezza... ecco qua. Circa 102 centimetri. Adesso il cavallo. Cavallo... 74. Più 4. Perché più 4? Beh, per il coso. Per il fastidio, insomma. A me non dà fastidio per niente. Si dice così? Non lo sapevi? Il nonno lo chiama in un altro modo. Tuo nonno è un vero sporcaccione. E come lo chiama? Uccello. Non ho capito. Come? Uccello. Sciocchezze. Mica vola. Un momento, forse mi sono sbagliata. Voglio controllare le misure. Questo per la lunghezza. Magari un po' di più. Ecco. Così basta. Non volerà, ma alzare si alza. Che hai detto? Niente, posso andare, zia. Certo, caro. Vai pure. Tu non vieni bene e io ti distruggo. Ecco fatto. Oh, Rino, ciao! Hai dormito bene? Sì, grazie, zia. Bravo, Rino. Che bel faccino che hai. Un giorno o l'altro ti faccio un busto, vuoi? Perché no? C'è qualcuno che suona, vuoi pensarci tu? Io mi metto in ordine e vengo. E muoviti! Arrivo! Ce l'hai fatta a venirmi ad aprire. A momenti ci facevo la muffa qui fuori. C'è Nini? È occupato un momento, ha detto che viene subito. Io... già, ecco, io sono libero. Non si direbbe. Voglio dire che mi chiamo libero. Anzi, no, Rino, adesso mi chiamo Rino. Dovresti deciderti alla tua età. Lascia perdere, lo so benissimo chi sei. Come fai a saperlo? Lo sanno tutti qui in paese. Ti hanno salvato da un possibile scompenso psicofisico formativo. Da che? Deviazionismo da sviluppo. Hai problemi sessuali? Beh, io... ecco, ma che vuol dire? Retenzione da masturbazione e complesso edipico. Sei scemo per caso? No, ma volevo dire...
Anna, ti vuoi muovere? La musica non può aspettare te. Oggi proveremo a eseguire brani di Boccherini e Segovia in silenzio e con mano leggera. Ehi, libero! Panoccia! Nonno! Buono, buono! Da giù! Queste le corna che mi sentono sono capaci di molare i cani e anche i gatti! Allora, ti ho portato un po' di caciotta fresca, caro mio, fatta ieri, senti, guarda! Ecco qua! Oh, è un fiasco di quel che fischia! No, non sei in gamba! Da giù! Che ti vedono le cornacchie! Acciappa qua! Questo è per te! Eccola, bravo! E questo pane è per me! Che ho la terra! Uffa, che caldo! Perdonami, signore, ma se il caldo lo creavi d'inverno, non era meglio! E questa che ci fa qui? Allora, come vanno le cose là? Mica tanto male. Domani mi portano alla spiaggia. Ah, sì? Però con te era diverso. Non mi annoiavo. Forse. ti trattano bene? Anche troppo. Mi stanno addosso tutto il giorno. Davvero? Sì, non mi mollano mai. Racconta, racconta. Ti toccano? Sì. No, non lo so. Però sono strane, eh? Dai, sotto... Che vuoi dire? Stuzzica, spisica, ascolta tuo nonno, che di ste cose si intende, sa. Quelle sono false puritane, eppure putane, perché sotto sotto sbavano per il maschio, capito? La verità è che Fiorella non l'ha voluta nessuno, e le altre due, finché quella non si sposa, fischiano, capito? E devono rispettare la precedenza. Ah, ecco, adesso ho capito. Aspetta un momento. Ti hanno detto che ti portano al mare? Sì, è stata un'idea di zia Fiorella. Ah, bene. Ad ogni modo, se hai bisogno di me, non hai che da chiamarmi, eh? Capito? Metti uno straccio rosso, ma bello rosso, in cima alla casa e io arrivo rombando. D'accordo? D'accordo. Ciuccia, 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 daghe, daghe, daghe. Senti, senti questa, la mia barbona. Ascolta, Panoccia. E questa è buona? Osteria dei cardinali, parapunzi punzi po, io rispetto gli animali, parapunzi punzi po, metto i pretti sotto al mulo. E io gli anarchici, link. Perdonami, signore, ma quando ci vuole, ci vuole. Ma cosa stai insegnando a questo ragazzo? Aia, porcaccia! Gli sto insegnando come si ammassano i preti. Insomma, tu libero lo devi lasciar perdere, hai capito? Adesso ringraziando il cielo in buone mani. E in buone mani deve restare! Ah! Capito che belle mani? Lo so bene che cosa vorrebbero acchiappare quelle mani! Io non permetto che l'onore di tre sante donne venga insozzato da uno sporcaccione senza Dio come te! Mi sono spiegato? Vi siete spiegato benissimo! E adesso vi spiego io! Uno sporcaccione senza Dio, un uomo come me! State tranquillo, non si vergogna mai di stare a questo mondo. E quando voglia di mangiare, mangia, senza giustificare mai la sua fame. E quando voglia di scopare o di pisciare, lo fa, senza tante storie. Ma cosa dici? Le sorelle Chiappalà hanno solamente desideri leciti. Povere vergini e martiri, fatele sante. Aspetta, aspetta, e vedrai, parapulsi pulsi po'. Saraceno! Che bello il mare! Vieni, Benedetta, ammira! Guarda quant'acqua! Andiamo, su! Uno di questi giorni gli voglio fare una scultura al mare. Che idea! Invece della creta adopero l'acqua salata. E poi ci butti gli spaghetti. E questo sarebbe il lido. Ma dove sono gli stabilimenti, le cabine, gli ombrelloni?
Le barche, le ragazze. Qui non c'è niente, questo è solo un mondezzaio. Che sciocchino. Ma come, non ti piace questa spiaggia? Detesto gli stabilimenti balneari e la loro confusione. Qui c'è calma, serenità e soprattutto non ci sono i curiosi che passano la giornata a spiarti. Vai, vai, va, vai, va, va a giocare, va, va. Sì, a giocare al pino solitario. Pensa che invidia il paese se arriviamo abbronzate. Però, come scotta. Beh, io intanto vado a cercare conchiglie. Vengo anch'io, voglio sentire se l'acqua è fredda. Ma è proprio fredda. Vino! Vino! Vieni, caro, vieni. Vieni, per favore. Cosa c'è? Per favore, mi tieni l'accappatoio qui davanti. Mi voglio cambiare all'aperto. Tienilo dritto, eh? Ecco, mi raccomando. Non... non guardare, eh? Non guardare. Così, bravo. Devi essere cavaliere. Non approfittare della situazione. Come on! Senta, mi dica il signor veterinario, lei ha esperienze di nasi? Sì, grazie. Ma non sarà forse perché l'uomo viene fuori dalla donna che gli resta la voglia di tornare dentro? Ma che c'entra il cemento? Voglio un'aranciata. Anzi, meglio un chinotto. Buona domenica. Salute, reverendo. Cara signorina Chiappalà. Elegante. Buongiorno, padre. Che gran bella giornata oggi, eh? Bella, eh? Bella? Fatta una gran bella predica, don Fiorello. Veramente ispirata. Un sogno. Adesso non esageriamo. Beh, un poco fiacchi di incazzato, no. Fiorello. Ancora lui. Il saraceno. In casa poco spettacolo di mattina, eh? Chissà provare quello del pomeriggio che non sia meglio. Per tua regola, in questo paese c'è un solo miscredente. E sai di chi parlo? Demi? Bravo! Guarda un po' la pubblicità murale dei tuoi compagni rossi. Non c'è un cane che se la guardi. E adesso guarda gli avvisi sacri della parrocchia. A pugni fanno per leggerseli. Oh, ma che vuol fare, Lucina? Ma... complimenti! Sì, faresti bene a leggerli anche tu. Anima sporca! Oddio, bravo. Svengo! Oddio, benedetta! Cos'è? Si chiama collasso. Ma qui io ci fa un bicchiere d'acqua. Ma nemmeno un bel bicchiere di vino? Ma siete di aria, no? Ma insomma, cosa succede? Poveri noi! Non guardate! Andate via! Tornate a casa, andatevene! Via! Tornate a casa! Ma io non ho visto niente! Che santa è! Non ho visto niente! Campelle, dico che non ho visto niente! Osteria della campana, parapunzi, punzi, po! Scapparocchia è proprio strana, parapunzi, punzi, po! Tra rosari e medagliette, mo ci danno anche le tette! Damela me, biondi! Non guardate! Andate via! Tornate a casa! Andatevene! Buona, buona. Niente uova. Certo che il gallo nostro, più che quel gallo della checca, è quella checca del gallo. Lei che ne dice, don Fiorello? Io non mi intendo di galli e galline. Ho solo un gregge di pecore, tutte bianche, meno una. Ah. Non se la prenda, don Fiorello. Lui è fatto così. Male è fatto. E tu dovresti aiutarlo. Io? E come? Parlandogli. Convincendolo a comportarsi come un bravo cristiano. È una parola. Sono stato io a battezzarti, a metterti in grazia del Signore. Se tu lo convincessi a regolarizzare la vostra posizione, sarebbe tutto più facile. Anche lei come tutti, don Fiorè.
E se le dicessi che non mi ha mai toccato? Sì, lui lo dice sempre che le donne sono buone solo per una certa cosa. Ma con me non si è mai comportato come gli altri uomini. Le cose stanno proprio così. E mo come la vede, don Corè? Lasciamo perdere. Io la vedo storta. Piuttosto, perché non la pianta di rompere le scatole a quelle brave sorelle, eh? Chiappa là? Appunto. Le cornacchie! Chiappa là! Onoratissime serve di Dio! Puritane! Eppure putane! Guarda che stai parlando con un sacerdote, sai! Pesa le parole! Oh, stavo parlando col sacerdote dall'occhio lungo che guarda perché vuole toccare. Io non guardo e non tocco. Ah no? E chi tacca? Chi tacca sulla porta della chiesa? Le figure delle donne nude? Ah? Per arricchire la società Vaticano e C? Io non tacco niente. E se trovo quello lì, guarda lo strozzo. Non credo. Piuttosto che vai in giro la notte a cantare versi osceni sotto le finestre della brava gente. Oh, che se libertà di parola, sa. E anche di canto, lo dice la Costituzione. Io me ne frego della Costituzione. Oh, bel democratico. Cristian, e poi se la prende coi comunisti. Ora vengo, don Fiore. Guarda che mi dia i rotti, sai. Se non li hai. Una cosa so. Ci riduco in poltiglia, sai. Guarda che paura. Attento, che ho, sai. Forza, don Fiorello. Forza, don Fiorello. E ora. Cosa hai da ridere tu? Guarda che bel segno, don Fiorello. Che bello, che bello. Il compromesso storico. Siedi pure, Rino. Ma che dobbiamo fare? Io non ci ho capito niente. Adesso vedrai, non aver paura. Metti sulle mani, formiamo la catena. Preparatevi. Raccoglimento. Noi facciamo le sedute spiritiche ogni venerdì sera a quest'ora. Ma io non me ne intendo. Silenzio. Non so neanche da che parte si comincia. Ma tu non devi far niente, pensa tutto nel... Concentrazione. È medium. È lei che chiama lo spirito di Gerolamo Patacchi. E chi è Gerolamo Patacchi? È il nostro spirito guida. È un'anima pia. Viene ogni venerdì, puntualissimo. Chiudiamo gli occhi. Spirito di Patacchi. Spirito di Patacchi. Se ci sei, batti un colpo. Non sento niente ancora. Spirito di Patacchi. Spirito di Patacchi. Spirito di Patacchi, se ci sei, dammi un segno della tua presenza, fatti vivo. Un piccolo segno. Un tocco. C'è? Lo sento. Sei sicura che c'è? Io non sento niente. Neanche io sento niente, strano. Forse ha trovato qualche impedimento. Ma che impedimento? E vuole toccare con mano. Ma perché non batte? Io non ho sentito neanche un colpo. Per me non è ancora venuto. Oh no. Adesso c'è. Altro se c'è. Stasera invece. Ah sì, è vero. No, Cerca altre strade. Comunica solo con voi. E di me neanche si preoccupa. Non è giusto. Io sono la maggiore e ho diritto alla precedenza. Anche gli spiriti hanno le loro preferenze. Inconsce. Adesso, non esagerare, Patacchi. Non essere violento. Ma come? Va benissimo. Ah! No, Basta. È l'ultima volta che faccio una seduta. E non sopporto che si dimentichi di me. Ma che succede? Patacchi, dove sei? Patacchi, Patacchi! Patacchi, ma che Patacchi! Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Bravo, sei proprio un campione. Hai visto come fa? Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, bravo.
Brave! A me non avete mai voluto insegnare a ballare. La piroetta? Signorine. Bravo, ecco ancora. Oh, bravo, sì. Ecco, adesso incrocio i piedi, ecco, proviamo. Forza, Fiorella, facci vedere. L'unica dote di quella mezza calzetta di Anna è tutto quel terreno e la merceria che le lascerà il padre. Per il resto, non ha nulla di femminile quella là. Però è un partito. Dovremmo pensarci prima o poi a sistemare Rino. Si sta facendo grande. Sì. Non ti sembra? Che meraviglia, che pace, che silenzio. Un silenzio che invita la danza. Prima di pensare al matrimonio, Rino deve farsi una posizione. È un ragazzo in gamba quello là. Chissà, potrebbe studiare da ragioniere, diventare un grande avvocato. Per me, anche il pianista ha certe mani. Quando le muove, nasce una musica. Senti, sai che ti dico, Benedetta? Anche la carriera militare non sarebbe male. Sono militari, hanno una divisa splendida. Ma tu stai zitta, pensa ai fiori, cara. Uffa, ma quanto tempo ci metti a concludere? Sei impotente e sbrigati. Rino! Benedetta, oddio, Benedetta. Ma in fondo è solo un bambino. Benedetta. Niente eiaculazione, vero? Evidentemente troppo nervoso. È una disfunzione tipica dello sviluppo. Oh, mio Dio. Sono così stravolta, Don Fiorello. Non ci aspettavamo di trovarlo a ruscello. Lo abbiamo, per così dire, colto in flagrante. Lei mi capisce, vero? Sì. Pescava di frodo? Ma che pescava e pescava? Se le ho già detto che c'era quella ragazza. Non vorrà dirmi? Che cosa vuol dire, Don Fiorello? Oh, io non ho detto niente. Lo dica lei. Ma glielo sto dicendo. C'era quella ragazza. E i due erano molto vicini, è così? Ma neanche per sogno. Lei stava a 7-8 passi da lui. Ma allora che cavolo? Ti piace la mia nuova biancheria? Oddio mio! Don Fiorello! Non mi guardi! È una parola. Ho già guardato. Ma cosa fai lì impalata? Vattene subito in camera tua! Sfacciata! Oh, chiedo scusa! Allora, eravamo rimasti allo slip. Voglio dire al ruscello. Insomma, mi vuol dire cos'è successo? E la pianti con questo giro di parole? Non mi guardi. Anche lei? Ma sei vestita? No, non mi guardi mentre glielo dico. Va bene così? È sicuro di non guardarmi in faccia mentre glielo dico? In faccia no, per quanto c'è poco da scegliere. Si è sbottonato i pantaloni, Don Fiorello, Don Fiorello! Osteria del Colonnello!
sovversivo. Parapozzi, ponzi, po. Com'è elegante, Don Fiorello. Parapozzi, ponzi, po. Mimì! Amore, mi curino, Don Fiorello. Con questo brano terminano le nostre trasmissioni. Ti masturbi spesso? Una persona che si eccita alla vista di oggetti o di cose. Uno come te. Rino! Rino, dormi ancora, poltrone? Rino, sveglia! Su, da bravo! Buongiorno. Rino! Sono le 9! Sveglia! Buongiorno, zietta. Carino. Che cosa hai fatto? Un brutto sogno? No, un sogno bellissimo. I sogni si avverano, sai. È una buona colazione. È quello che ci vuole. Mangia. Bevi. Ciao, zio. Ciao. Mi vai a prendere un po' d'acqua, per favore? Certo. Grazie. Thank you.
Fai solo teste, tu? Già, solo teste. Perché non fai una statua intera? Non sei capace? Certo che sono capace. Mi manca il modello. Io andrei bene. Sì, penso proprio di sì. Beh, ma vedi, normalmente la statua è senza vestiti. Se vuoi, ti faccio io da modello. Nudo? Certo, nudo. No, sai, la Fiorella disapproverebbe. Mica lo deve sapere. E poi sei un artista, tu. Beh, se proprio vuoi. Io preparo la creta e tu ti spogli, d'accordo? D'accordo. Allora sei pronto? Nudo? Prontissimo, Circa. Nudo. Adesso studiamo la posizione. Come ti potresti mettere? Ecco, lì dove sei, di spalle alla finestra. Ecco, vediamo. Così mi sembra giusto. Sì, giusto. Ecco, questo è il momento più difficile del lavoro. La rifinitura. L'artista deve sentirlo sotto le dita per dargli un'anima. Girati un momento. Perché? Ho detto di girarti! Dio mio, è nudo! Porca puttana! Vieni, vieni avanti, Rino. Tieni, per favore. Quanti vestiti! Che cos'è questo, zia? È un abito da sposa. È tuo? Sì. Me lo faresti un favore? Cosa? Mettilo. Ma dai, non è mica carnevale. Non fa niente, no. Lo fai per me, per farmi contento. Ma no, dai. Dai, zia, mettilo. Ti prego. Ma no, ma su, non esagerare adesso. Ma perché non lo vuoi mettere? Ma ci tieni proprio? Sì, zia. Va bene. Vai, vai, ti chiamo io. Puoi entrare. Come stai bene, zia? Non prendermi in giro. Dico sul serio. Sembri proprio una sposa. Ma dici davvero? Certo. ma ti piaccio veramente. Tanto, zia. Ma così, così parlano sposo. Tan, tan, ta, ta. Questo è il giorno del tuo matrimonio. Ma che fai, Rino? E sei rimasta zitella? Sì, sì, ma lasciami, va, lasciami, vattene, 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 te ne devi andare, vattene. Ma zia. Ciao. Che cosa vuoi? Ti ho portato questo. Ti può essere utile per le tue masturbazioni. Cercatene un altro, con me non attacca più. Però mica male. Ma come, già stufo della pratica manuale? E cosa intendi fare adesso, passare alla pederastia? Senti, Anna, vaffanculo. Sei volgare. No, sono un uomo, porca miseria. Vi state tutti approfittando di me, come se fossi un ragazzino. Ma che vi siete messi in testa? Io non ce la faccio più, capito? Scopati le ziette.
te. Un cavolo. Quelle fanno tutto a parole e con la testa. Io voglio una donna vera. Eh no, vacci piano. Con me non attacca, sai. No, stai fermo. Hai sentito cosa ho detto? Stai fermo. Neanche per sogno. L'altro giorno sei stata tu a dirmi quello che dovevo fare. Adesso lo dico io. Dico sul serio. Sdraiati per terra e togliti ascolta, tutto. Ascolta, ascolta, libero. Io non credevo che sarebbe andata a finire così. Io sono vergine, lo giuro. Senti, se tu stai buono, io ti faccio guardare, eh? E tu fai da solo. Un accidenti che ti spacca. Sono un uomo. E adesso ti faccio vedere io. Libero! Sei caduto in acqua! No, nella merda. Due aspirine e una bella sudata è quello che ci vuole. Non c'è che l'unguento della vecchia in certi casi. Io dico che se noi glielo mettessimo stasera... Nini, ho detto due aspirine. Ma è un unguento speciale, lo prepara la Mariaccia. E va bene, Fiorella, due aspirine. Io non ho ancora capito come ha fatto a cadere nel ruscello. Oh, poverino, guarda come suda. E senti come scotta. Ci voleva l'unguento. Ma insomma, ragazze, lasciatelo in pace. Ecco qua, da bravo. Così, ecco. Bravo, bravo. E adesso dormi tranquillo, eh? Buonanotte. E tu copriti, per favore. Buonanotte. Ciao, caro. Ciao! Dormi, Rino. Dormi. La zia ti farà guarire. Vedrai che ti sentirai meglio. Che schifo. Chi ha un torino con l'olio? È un unguento. Un unguento miracoloso. Sei una stupida e testarda. Gli avrai fatto prendere freddo e adesso una polmonite non gliela leva nessuno. Anche l'avvocato Ferretti è morto di polmonite. Sembrava tanto in gamba e poi in 448. Ma no, Rino non ha la polmonite. Altrimenti tossirebbe. Ma la tosse non c'entra, mica bronchite. Potrebbe avere una congestione. Avete mai sentito parlare della congestione? Sì, ma la congestione. Sì, Oppure, magari il morbillo. Sì, Sì. Guardate, non ho più febbre.
Guarda tu, 36 e 7. Hai visto? È stato l'unguento. No, è stata l'aspirina. Madonna, quanto è antica questa. Tu non mi incanti, ti dico che è stato l'unguento. L'unico effetto di quella schifezza tua è che adesso Rino è tutto unto. Lo lavo io. No, tu non ti mischiare e non ti impicciare. Io lo unto e io lo lavo. Ah, sì, tu l'hai unto, sì, ma tu non lo lavi. Me ne occupo io. E perché, sorella? Perché sono la più anziana, la meno giovane. Non parliamo di età. Non farmi ridere, lo so io perché lo vuoi lavare. Che cosa sai tu, eh? Ah, bocca mia, fammi stare zitta. E se no, cosa vorresti dire? Avanti, tiralo fuori, voglio proprio divertirmi. No, basta, la volete smettere? Lo lavo io, lo lavi tu, ma che siete, lavandaie? Ah, eccola là. Lo sapevo che prima o poi sventolava. Lo sapevo, mi! Cos'è che sapevi tu? Eh? Cose mie. Potresti anche dirmele. Magari sotto il vincolo della confessione. Don Fiorello, sono mica colpevole, mi. Non ho niente da confessare. No. Che? Cos'è? Che è? Una bandiera? Don Fiorello, basta adesso, eh? Cos'è quella roba là che sventola sul tetto della casa? Quella roba lì, caro Don Fiorello, è la dimostrazione che il popolo ha vinto! E allora? E allora bisogna brindare, ciò. Ma è mio! È tuo? Il mio vino! Buono! Lo fa lui? Ma no, è carità! Ma non c'è vergogna! Ma cosa hai capito? È la generosità di persone che sono... Oh, ho capito! I preti ganaso, sta sempre attorno a gente che ha soldi. Ma cosa dici? È la generosità delle sorelle Chiappalà, poverine. Mandemo Don Fiorello, non stia a perdere tempo di dietro a quelle vecchie. È giovane lei, ancora un bel uomo, piacente. E il mondo è di noi giovani. Tu saresti un giovane. Come no, no. Sì. Ah. Sono stato sempre giovane, mi. A 22 anni ero padre, a 40, nonno, sempre giovane, capito? È per questo che mi interessa i giovani. Mio nipote mi sta sul cuore, mi piacerebbe che vivesse dentro la natura, bello, sano. E vuoi sempre dirgli che fa peccati, andiamo. I peccati della carne, caro. Lo sa? Della carne. Ma Don Fiorello, si guardi un poco attorno. Tutto dentro la natura parla di amor, no dei peccati. Anche ai fiori fa l'amor. Sì, caro, i gigli... che voi mettete in chiesa, anche quelli fanno l'amore. Ma quelle sono cose predisposte da Dio, per la continuità della specie. Vabbè, allora mettiamoci d'accordo una volta per tutte, caro Don Fiorello, eh? Io sono ateo, ringraziando il Dio. E allora gli atei non bevono il mio vino. Guarda, guarda, quello che è tuo è mio, compagno prete. Don Fiorello, è il tappo al vino che si rovina. Manuela! Spogliati! Che hai detto? Via tutto! Scarpe! Mutande, vestito, via tutto! Oh, nonno, ma sei proprio ingrifato forte! Ma cosa hai capito, sciocca? Boh. Manuela su, Manuela giù, Manuela lavora. E mo pure Manuela spogliate, uffa! Ancora qui sei? Ti ho detto spogliati, lavati, profumati, di sotto, di sopra, come le signore. Ma se vuoi sapere che è successo? Niente è successo, mi sono convertito. Pulissi e Pasquali, dale. Oh, ma Pasqua è passata da pezzo. Muoviti, che non è tempo. Nini, benedetta! Benedetta Nini! Che succede? Scopro chi ha messo questo straccio sulla terrazza di casa, lo strozzo con le mie mani. I rossi! I cinesi! Ferme, puritane! Se fate un passo vi sparo! Ferme, che qui c'è un uomo libero! Conservatevi, mumie! All'inseguimento! Don Fiorello, che fuori dalla bottega!
batteria del passatore, parapulsi, pulsi, po. Chi è normale fa l'amore, parapulsi, pulsi, po. Ma chi sta coi sagrestani fa l'amore con le mani. Dammela a me, biondina, dammela a me, bionda. Ma dove lo porti, sovversivo, vecchiaccio maledetto? Perdonami, signore. Oh, alzati tu, su, andiamo. E voi cosa avete da ridere? Alzati! Su, andiamo, non vedi che dai spettacolo, andiamo! Ma fila dentro! Vai, Panocchia, vai! Vai su a prendermi i sigari! Signorine Chiapalà, non avvicinatevi o sparo. Abbassa quel fucile, vecchio pazzo. Questa è casa mia, andè fuori delle balle. Ridacci nostro nipote subito. Oh? Quale nipote? Non fare lo gnorri. Dov'è Rino? Ridacci Rino. La cornacchio, fido via. Non conosco nessun Rino, mi libero conosco. Va bene, libero. Sì, dov'è? Dov'è libero? Ecco, così mi piace. Oh, c'è un bel nome, libero, eh? Oh, ecco Don Fiorello! Ecco il merda! La miseria! Metti su quel fucile, porco su! Oh, non stia a bestemmiare, eh! Non è una bestemmia! Giuda era uno sporco traditore come te! Ecco! E tu, se non tiri fuori quel ragazzo, finisci in galera! Un momento! Chi vi ha detto che il ragazzo è qui? Sicuramente è qui! È qui! Sei pronto a giurare che non è nascosto in questa casa? Sono pronto a giurare che libero non è ancora venuto. Adesso una, due, tre e quattro. Se in quattro secondi non dai fuori delle palle, vi buco con questa sigla. Ecco, è tutta colpa tua, maledizione! Ma cosa c'entro io? Viene il brutto e viene il bello, parapulsi, pulsi, po. Viene il grasso e viene lo sudo, anche libero è venuto, dammela a me, libero è venuto, dammela a me, biondina, dammela a me, bionda. Su, alzati. Libero è venuto! Oh, da qua, Merlo! Sia fatta la volontà del Signore! E la volontà del Signore è fatta. Grazie alla sua infinita misericordia, tutto è cambiato fra le mie pecorelle smarrite. Le dolci zie, le più socievoli, e sono scese fra la gente, in piazza, nelle strade. Con l'aiuto di Dio, spero che non arrivino fino al marciapiede. Il vecchio anarchico è diventato più conciliante. Figurarsi, la domenica mi aiuta a suonare le campane. Scusate, i cretini, e questi si rifugiano ogni giorno. Manuela ha aperto un negozietto da parrucchiera e non ha più bisogno di mettere annunci sul giornale. Sul suo conto non si mormora più, anzi, nel paese. Rino, ormai ridiventato libero, benedetta gioventù, è diventato moderno. Si è fatto gli stivaletti, si è fatto il motociclettone, si è fatto Anna. Cioè, insomma, e poi ci sono. Ho smesso di comprare il popolo e, per andare incontro al popolo, ogni tanto do una sbirciatina all'unità. E così, la storia paesana di questo casino, di questo piccolo caos, di questo causino, diciamo, finisce un compromesso, che potremmo quasi chiamare un compromesso storico. In fondo, è quello che fanno tutti. Thank you.